Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere sfidarsi la Roma contro la Juventus in questa fantastica partita al Juventus Stadium e vedremo come finirà veramente la partita. Se la Roma riesce a battere la Juventus, la insegue, c'è un inseguimento per il primo posto, anche se la Juventus è di poco, non tantissimo, distaccata da Roma e Milan, e la Roma battendola riesce così a tenere un attimo ferma e raggiungerla. Ho messo le divise alternative in quanto Juventus è in casa, quindi va messa la classica divisa bianco-nera, mentre se utilizzavo la divisa fuori casa della Roma sarebbe stato una divisa bianca, quindi sarebbe stato un po' di problemi. Di conseguenza ho utilizzato quell'alternativo verso la terza maglia. Come va a finire e cosa dice FIFA? Come solito, hashtag cosa dice FIFA. E su questa partita, Dani Alves posizionato sul terzino destro, posizionato un pochino alto, che sempre ad avanzare, che dire a Paulo Dybala, anche se alcuni giocatori mancano, ma purtroppo FIFA mette tutti di tutti, e quindi vediamo. Marchisio sposta direttamente, Marchisio prova la botta dalla distanza, subito questa Juventus vuole questa vittoria. Szczęsny però preparato, riesce a parare. Marchisio ovviamente sfrutta la sua abilità da tiratore fuori area, e Szczęsny però calcio d'angolo, vediamo se riesce a sfruttarlo. Dani Alves è spostato direttamente, provato, non ho capito bene cosa sia successo, è scivolato, ha provato un tiro, insomma, non è. Due partite di seguito che vedrete, Roma, Milan e Roma Juventus, insomma per la Roma è un po' complicato, comunque nei miei video ci sarà questo momentaneamente, ho guardato anche cosa c'è da fare nella Premier League, nella Liga Spagnola, ma non ci sono partite interessanti e alquanto equilibrate. Qua il fallo della Roma, quindi punizione interessante ma veramente pericolosa da parte della Juventus, che vediamo come la sfrutta e specialmente chi tira, dovrebbe chiudere tutto. Qua vediamo lo spray, il peperoncino buttato per terra, e anche Pjanic, prova il cross in mezzo, Pjanic, buona. Ottima difesa della Roma che vede, legge praticamente questo cross di Pjanic. Pjanic infame, qua, hashtag partirà sicuramente. Paulo Dybala, passaggio per Pjanic, sempre possesso palla di Pjanic. Non chiede il fallo, qua poteva essere chiamato il fallo, invece no, è stato ovviamente, era un fallo leggero, niente di che. Calcio d'angolo, sempre la Juventus che attacca. Pjanic che prova il tiro dalla distanza, potrebbe provare invece Higuaín, prova il cross, niente da fare. Nangolan per Shaarawy, ripresa para subito. Il ragazzo più squilibrato, cioè veramente c'è un equilibrio e Chiellini che fa veramente schifo, cioè è bravo per carità. Però è di uno squilibrato, come cammina, è brutto da vedere Chiellini, come si muove. Ti mette in uno stato confusionale. Vale per Alexandro, di nuovo ho provato il gioco l'1-2, ma non è andato a buon fine. Allora Salah riparte, Salah con la sua velocità prova il passaggio filtrante per Dzeko, ma niente, invece. Molto, ma molto. Cos'è successo qua? È stato un passaggio che non si è riuscito bene a capire. Danilino De Rossi ha sbagliato purtroppo. Però un passaggio magari, se fosse stato più forte, sarebbe stato più interessante. I nostri cali allenatori, intanto Alexandro che prova per Dybala, ha provato il tiro, niente, ripresa subito di Khedira. Khedira per Marchisio, passaggio filtrante. Di nuovo riprende palla, Higuaín, passaggio filtrante per Dybala. Dybala 1 contro 1 contro Szczęsny. Che parata Szczęsny, riflessi fantastici. Però se la stanno giocando un po' più cattivo e aggressivo la Juventus. Ma la Roma non demorde, non si scherza qua con la Roma, ragazzi. La Roma che si sta mettendo più in attacco, adesso possiamo vedere. Deve vedere il movimento di Salah, l'ha visto. Fantastico, passaggio precisissimo. Salah, Nangolan, uno contro uno contro Buffon. Che riflessi! Ah, sempre palla della Juventus. Dybala tiene palla. Dybala tiene palla. Allo? Qua vediamo se parte il giallo per Strootman, invece no, forse niente. Sì. Vieni qua, giallo, giallo per Strootman. Marchisio, passaggio per Dani Alves. Quanto è in attacco la Juventus, ragazzi? Ma quanto sta attaccando? Sono tutti anche Chiellini in attacco. Prova il passaggio per Bonucci. Bonucci dovrebbe ripassarla indietro. Difende palla. Bonucci ha perso palla, però. L'ha difesa così bene che l'ha persa. Salah, vediamo se riparte il movimento. Invece no, se lo sposta, allontana, difende palla, lo spinge. Strootman, Kevin Strootman, passaggio filtrante per Salah. Ma Buffon mica stupido, Buffon esce, prende palla tranquillamente, rassicura la squadra, possiamo dire. Qua Bonucci un attimo di stress ha avuto, ha spazzato via la palla in maniera un po', secondo me, affrettato, potevo anche aspettare. Higuaín si sposta centralmente, questi 3 minuti sembrano infiniti.
finisce la partita. Finisce così il primo tempo, ragazzi. Devo dire due cosine, ovviamente, come al solito. La Juventus ha dominato questa partita. La Roma non ha avuto, una o due occasioni. Niente di che. La Juventus è stato sempre la maggior parte della partita sotto assedio alla porta della Roma. Szczęsny ha fatto una buona parata, anche Buffon ha giocato molto bene. E niente, vediamo un attimo le statistiche. Cosa pensa e cosa dice FIFA? Al solito, qua rallenti sono fighissimi. Allora, come possiamo vedere, i tiri sono stati più della Juventus. La Roma ha avuto un tiro in meno. In porta sono stati 3 su 3, quindi precisione tiri 100%, possiamo dire. Non possiamo dire, è così effettivamente. Il possesso palla abbiamo visto nettamente che è stato della Juventus. E poi per il resto, niente di che. Precisione passaggi molto più precisa. La Juventus, qua andiamo subito col secondo tempo e tutti i punti. Riprende Alexandro, molto cattivo, Dybala, sempre lui, passaggio per il... deve vedere il movimento, di Dani Alves davanti alla porta! Provato il cross, a me sembrava un tiro da questa visuale, invece era un cross che è stato letto benissimo da Manolas. Passaggio per Barzagli, sempre freddo, deciso, meglio fare un passaggio sicuro che quello sbagliato, guardate. La Roma sta giocando, sta resistendo, sta tenendo una botta, intanto Salah di velocità sorpassa, prova il cross in mezzo, no, si ferma, protegge la palla, contro due, riparte benissimo per De Rossi. Guardate il capitano, De Rossi, sbaglio. Dani Alves, vediamo se ripartono subito. Paolo Dybala. Difende palla, sempre molto cattivi in questo FIFA. Fa il movimento, come l'ha visto El Shaarawy, ragazzi, veramente sveglio El Shaarawy. Dzeko intanto, chiede il fallo. Invece è stato fallo, gli è stato dato il fallo per ovviamente tirata, cross in mezzo, vediamo se niente, Buffon reagisce. Alexandro, Lemina, sbaglia subito Lemina, non so come si pronunci, Mario lo chiama. E poi anch'io avrei da dire sulla storia, ma non frega un cazzo, io faccio i cazzi miei e continuo come ho sempre fatto, appunto. Di quella storia che sapete tutti ormai, perché ne si sta parlando, un polverone, ragazzi. Ma fatevi i cazzi vostri, ma vivete la vita, ma perché? Perché dovete rompere i coglioni a tutti? Uno fa quello che vuole, lascialo fare. Ma che problema ti dà? Ma che fastidio hai? Intanto Higuain prova il tiro per Szczęsny. Distratto un attimo però. Ragazzi, fatevi i cazzi vostri, state meglio. Ma basta, cioè. Lui fa quello, sa quello che fa, punto. Se invece siete nati per rompere i coglioni, mi dispiace, ma andate voi nel torto, perché ognuno, ripeto, è libero di fare quello che vuole. Appena voi commentate o fate qualcosa di sbagliato, avete torto voi, andate nel torto voi. Perché uno fa quello che gli piace. Intanto fallo, qua abbiamo visto, prende la palla, la butta fuori. Che nome di merda che c'hai però, come cazzo ti pronuncio io, scusami. Bonucci di testa. Mandzukic. Higuain. Ah, col tridente attaccano. Non ho visto entrare Mandzukic se non sbaglio. Intanto Marchisio, passaggio per Mandzukic. Come ha difeso bene palla. Qua poteva essere fallo, invece no, perché è andato prima sulla palla. Successivamente Mandzukic gli è caduto sopra. Sì, Amputo è fresco, è uscito Dybala, ragazzi. È entrato Mandzukic, Dani Alves, esterno. Niente fallo. Possiamo dire filtrante nei confronti di El Shaarawy. Dzeko viene sostituito dopo questa merdata ed entra sempre il capitano. Sempre lui. Al 60esimo quasi. Si sperano sempre di cambiare le sorti con Totti. E potrebbe essere, ha detto la verità. Cioè, Dani Alves, Mandzukic. Dani Alves quanto sta correndo? È una resistenza. Cioè, Paredes, De Rossi. Passaggio per El Shaarawy. Totti prova il tiro, Buffon. Totti subito mette in difficoltà. Subito. Non era il suo piede, ma ha fatto sempre un tiro che ha messo veramente in difficoltà Buffon. Molto in difficoltà. Nangolan prova la sberla da fuori. Paredes che prova ad avanzare. Prova il tiro, Buffon. Era posizionato bene, era un tiro anche lento, quindi non ho avuto grandi problemi, possiamo dire, a prenderlo. Mandzukic prova lo scambio con Hernanes. Mandzukic, Pjanic era davanti praticamente, passaggio filtrante per Higuain se la sposta per Hernanes, prova il tiro, pericolo. Juventus continua a massacrare di tiri la Roma. Guardate qua, se l'ha spostato, ho provato il tiro un po', però ha messo veramente tanto, ma tanto in difficoltà. Molto attacco. Guarda quanto sono aggressivi, Levon. Se fosse stato veloce, per carità, c'ha un'età Totti, che non è che può correre all'infinito.
Però se gli dai una palla, vediamo cosa riesce a creare. Il mago, il cucchiaio. Prova il tiro! Cosa ha fatto? Totti solitario, vuole farsi valere nella partita importantissima, devo dire, contro la Juventus. Ha provato questo tiro che ha messo in difficoltà. Ha messo in difficoltà Buffon. Quanto è andato fuori, ragazzi? Di quanto? Buffon l'ha letto. Però sarà felice nel vederlo. Sto per dare un bacio. Hernanes prova la ripartenza. Vediamo, Pjanic. Passaggio per Mario, che l'ha visto Dani Alves dall'altro lato. Lui è morto ormai. Dani Alves prova il cross in mezzo. Mamma mia, buttato a terra. Rischio, brivido un attimo. Pensavo fosse rigore, invece nulla. Guardate questa Roma come attacca, ragazzi. Sharawi dall'altro lato. Passaggio incredibile. Vai, prova il tiro, Szczęsny. Anche questa partita in pareggio. Nessuno. Tre partite su tre in pareggio e finiranno, secondo voi? Oppure Dani Alves con questo cross cambierà le sorti della partita? Dove l'ha tirata? Higuaín, cosa cazzo ti è successo, ragazzi? Avete visto che... Guarda, guarda. Sbabà! Fa culo! Giù di fila. E niente, ragazzi. Vabbè che erano partite importanti, quindi... Nella realtà, Borussia Dortmund... Real Madrid l'abbiamo indovinato il suo pareggio, però sono squadre molto equilibrate, potrebbero esserci realmente il pareggio. Vediamo un attimo le statistiche e successivamente vi saluto. Quindi il pareggio dei tiri è stato più o meno uguale, è stato il secondo tempo, la Roma ha cominciato a darci dentro. Il possesso palla, la Juventus, come abbiamo potuto vedere, ha giocato meglio, i contrasti, la Roma molto più aggressiva, i falli sono stati pari. Vediamo la precisione tiri complessiva, è stata del 71% da parte della Juventus con 7 tiri e 5 tiri in porta, al contrario di 7 tiri e 4 finiti in porta della Roma. La precisione dei passaggi, sempre più precisa della Juventus, ma che con queste statistiche non è riuscito a portarsi a casa la vittoria. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like. Prossimamente comincerò a fare i video della Champions League, che sono molto importanti. Adesso dovremo darci da fare perché nella partita Champions League dovrò sfornare un bel po' di video perché sono molto interessanti. Come Napoli-Real Madrid va fatta. Sappiamo che FIFA forse molto probabilmente potrebbe far vincere Real Madrid per statistiche, ma sarebbe interessante vedere anche cosa dice FIFA, che certe volte non si sa mai. Per esempio qua la Juventus era più forte nettamente, cioè più forte nettamente su FIFA è più forte, la Roma aveva semplicemente il centrocampo pari alla Juventus, ma è finita lo stesso con un pareggio. E ci sono anche altre partite che dobbiamo vedere, tipo Paris Saint-Germain, Barcellona e altre, avanti, avanti, avanti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e la prossima partita vedremo quale sarà. Dando per questa settimana questo, vedrò le altre partite. Bella a tutti, statemi bene.